Buonasera a tutti, l'educazione come prima cosa. Saluto. Allora, sono contento di questo incontro, anche a distanza rispetto al film, per cui è una cosa per me abbastanza nuova, finalmente un po' più rilassata, non ci sono lanci pubblicitari, non penso che dobbiamo lanciare niente rispetto al film, per cui è bello ed è bello essere qui anche con la pulce, appunto, con la pulce gigante del film, rimessa un po', ecco, in tiro per l'occasione, quindi sono contento di tutto questo. Oggi non so bene cosa ci dobbiamo dire in questo incontro, in effetti, però è bello parlarci, bello far vedere un po' di immagini, è bello parlare di chi siamo ancora, cosa facciamo a distanza di qualche mese dall'uscita del film. E questo vi posso dire che per me è comunque un grande privilegio e un onore. Ora, detto ciò, diciamo che quindi mi presento, sono Leonardo Cruciano e ho curato tutti gli effetti del film di Tale of Tales di Matteo Garrone, ovvero per la prima volta in Italia, ma anche in Europa, non è che ci siano molti di questi esempi, seguendo un po' la scia, ma con le debite e dovute distanze di dimensione e di fama del Weta Workshop in Nuova Zelanda, noi abbiamo pensato bene di creare in un'unica struttura una sorta di farm, di factory, di gruppo di artisti, società, di persone che lavorassero più o meno negli effetti. Dico più o meno perché molti, che ne so, erano illustratori piuttosto che persone tecnici del 3D scanning, ingegneri di robotica, cioè c'è la parte tecnica e la parte artistica come in ogni, giustamente in ogni creazione. E quindi in tutto questo abbiamo creato Macchinarium apposta per il film di Matteo Garrone, ovvero una serie di società che si è messa finalmente ufficialmente insieme e ha detto ok, proviamoci, perché non ci possiamo permettere i budget americani e non ci interessano neanche, devo essere sincero, quel tipo di effetto un po' più videogioco fatto bene, ma quello che pensavamo era ma abbiamo uno stile anche nostro, artistico, no? I quadri, la pittura, l'illustrazione europea, italiana soprattutto, quindi quale migliore occasione di un film che voleva tutto questo dall'inizio, cioè chiaramente è abbastanza evidentemente tutto questo, quindi oggi continuiamo ad esistere, se qualcuno fa piacere, anche dopo il film, e siamo una realtà che cerca, è chiaro, di lavorare tra Italia e estero, non con poche difficoltà, ma l'idea di Tale of Tales era proprio quella che un design, cioè io ho disegnato le creature, molto spesso anche i paesaggi, ho curato con tutta un'equipe la parte proprio di come scomponiamo gli effetti, cioè proprio come li abbiamo ideati, come vanno fatti, come vanno presentati, qual è la tecnica giusta per riproporre quel tipo di pittura, che alle volte è pittura, alle volte è realismo. Quindi dal trucco speciale, le protesi che attaccavamo sugli attori, fino alle creature che sono per metà attore, metà sono robotiche, metà sono... Quindi dall'animatronica, parolaccia che significa pulce animata con sistemi di meccanici o robotici, fino alla post-produzione digitale, che è un'altra parolaccia, ma che indica appunto che non è che tutto bisogna farlo per forza in full CG, in computer grafica, possiamo anche dire che ci sono tante tecniche ibride, ok? E questo era il nostro scopo, sono tutte tecniche, è come se fossimo degli artisti, abbiamo iniziato a fare un qualcosa che diceva mettiamo da parte una tecnica e iniziamo a fare la visione, iniziamo a capire cosa vogliamo ottenere, quanto, con chi, e siamo sempre al servizio di un regista, e questa è l'idea che dovrebbe, magari, di cui vi può parlare meglio domani Matteo Garrone, però questa è l'idea di base, c'è la regia, c'è un progetto e noi siamo al servizio di questo progetto. Quindi con questo piccolo preambolo magari faccio vedere subito qualcosa che dimostra un po' cosa facciamo e poi andiamo avanti.